Bentrovati amici e amiche di GamersCritic.it, qui è il vostro Max che vi parla. Oggi continuiamo il nostro viaggio nel sistema di personalizzazione del PG di Guild Wars 2. Più precisamente andremo a creare un personaggio char. I char sono una razza che i giocatori del primo Guild Wars si ricorderanno sicuramente, in quanto comparivano come avversari del giocatore. I char sono una razza di creature dall'aspetto felino forgiate nel fuoco della guerra. Praticamente sono gli spartani di Guild Wars. Loro vivono per combattere, tutto quello che fanno è per combattere, la guerra è il loro pane e si divertono così, insomma. Andiamo avanti. Allora, creiamo un maschio, tanto per variare. L'altra volta abbiamo fatto una donna. Ok. Allora, scegliamo il guerriero. Vista... che armatura. Visto che comunque i char sono dei... una razza di guerrieri. Quale classe è migliore del guerriero? Allora, facciamolo enorme il nostro char. Deve essere cattivissimo. Vediamo un po'. Spogliamolo dell'armatura. Ok. Come potete vedere, sì, sono effettivamente dei grossi felini con le corna. Un incrocio tra un leone e un Tauren di World of Warcraft. Allora, vediamo le varie corporature. Così è più grosso. Così allarghiamo la vita. Così, boh, sembra più gobbo. Così magretto e così... vabbè, una cosa normale. No, lo voglio grossissimo. Ok, va bene così. Poi, qui la... le trame del pelo. Ok, allora così senza niente. Molto maculato. Un po' di colore scuro sulle mani. Colore sicuramente potremmo cambiarlo anche. Maculato, striato, ancora più striato. La varietà devo dire che è molto buona. Sì. Ok, e qui semplicemente con un po' di pelo più scuro. Ok, direi di farlo bello striato. Ecco qua, sì. Allora, il pelo di base, per renderlo più aggressivo, nero, vediamo, con striature, cioccolato, no. No, colore secondario, no, è questo, ok. Le striature sono sempre nere. Non si possono cambiare. Vabbè, allora lo facciamo così, pelo nero lì di base e... arancione, sì, così sembra proprio una specie di tigre mutante. Ok, passiamo alle opzioni della testa. Allora, qua si sceglie la capigliatura o la criniera in questo caso. Allora abbiamo questa. Questa un po' più lunga e folta, che devo dire mi piace. Questa più pettinata, sembra un cavallo. Questa qui. Questa molto punk, senza niente. E questa con i teschi. Sì, optiamo per questa con i teschi, direi. Allora, si può scegliere anche il colore del pelo. Giallo brillante, bianco. Cresta bianca, bellissimo. Blu. Ocra così. Ma io direi di farli, ma sì, bianchi. No, peach grey. Così. Sì, peach grey. E poi il colore dell'accessorio. Sì, questo rosso andrà bene.
Perfetto. Vi avverto già che ho l'intenzione di farlo il più brutto possibile. Ok, allora così no. Così. Con le zannone. Ancora più zannone. Questo è un po' più pacato, ma ha un occhio semichiuso. Ok. Stilloso. E così. Lo facciamo con l'occhio semichiuso, perché ha questa espressione molto intelligente che mi piace. Ok, le corna. Vediamo un po'. Queste così. Tipo da ariete. Ok, quattro a lato. Queste così. Queste un po' più classiche. E queste qua così di lato. Scelgo quelle ad ariete. Sì. Ok, i dettagli della faccia. Allora, gli occhi. L'obiettivo è farlo più brutto possibile. Quindi estremizzerò a caso i valori del viso. Vediamo. Ok. Facciamogli un'iride gigantesca. La grandezza degli occhi, piccolissima. Proprio brutto. Deve sembrare Quasimodo. L'altezza delle sopracciglia alte, così. Brown angle, sì, basse, bassissime. Sembra un po' il terribile omone enorme dei Goonies. Ok, e così. Va bene. Colore degli occhi, vabbè, direi che è poco importante dato che gli occhi non si vedono quasi. Ma glieli facciamo gialli. Ok. Poi il naso, il muso, insomma. Il muso, allora qua glielo facciamo largo, larghissimo il naso. Sì, tutto larghissimo, ok. La grandezza dei denti. Enorme così, sì. Proprio denti dirigneti. La mascella gliela facciamo contratta all'indietro. Perfetto. E così, sì, così è perfetto. Andiamo, ops, andiamo avanti. Ok, la grandezza delle orecchie. Enormi. Devono essere enormi. E anche la grandezza delle corna. No, le corna gliele facciamo piccoline. Perché così, per sfregio. La grandezza della testa, enorme naturalmente. O piccola. Enorme. Ok, ora i colori dell'armatura. Che è questa. Devo dire che l'armatura è parecchio brutta. Cioè non mi piace almeno. Forse è l'elmo. Però dato che i char come sistema militare, diciamo, utilizzano la legione, diciamo che l'abbigliamento è pure giusto. Allora, facciamolo con dei colori bruttissimi però. Viola. Viola devastante. Un viola terribile. Ok, e le scarpe bianche. No dai, punirlo con il viola mi sembra un po' troppo. Facciamo tutto rosso. Tutto rosso. Colore caro al dio della guerra. E quindi tutto rosso. Perfetto. Carino. Sì sì. Spegniamo la luce anche per vederlo un po' meglio. Ok. Andiamo avanti. Ed ecco qui le domande che andranno a personalizzare la storia del personaggio. Il nostro background, insomma. Allora, nel campo di battaglia io... sul campo di battaglia utilizzo un Spangehelm. Vabbè, intimidisce i miei avversari. Ok. Allora, rispetto... evoca rispetto ai miei compagni. Questo qui, Cap Helm. Sì, questo è perfetto perché proprio i nemici possono guardarmi negli occhi e guardate che espressione tremebonda. No?
E questo nessun elmo perché voglio incutere timore, però gli spallacci. Scelgo questo perché sì. Perché è bello. Andiamo avanti. Allora, vabbè, come sempre, se i problemi mi perseguitano, io li affronterò con dignità. Sì, non con ferocia, ma con dignità. Anche se sono un ciaro, ho la mia dignità. Sono orgoglioso di essere. Allora, questi sono le tre distaccamenti della legione in cui possiamo far entrare il nostro char. Allora, c'è la Blood Legion, che sono i soldati in prima linea. La Ash Legion, che in cui militano le spie e tutti quei, insomma, soldati che lottano con sotterfugi, cioè, spie, ladri, queste cose qui. E poi la Iron Legion, che sono gli ingegneri, quelli che costruiscono, insomma. E scegliamo la Blood Legion, dato che siamo dei guerrieri. Allora, morirei per il mio clan, per il mio gruppo di guerra. Specialmente per il mio compagno di battaglia, che è... Allora, c'è Maverick, il più grande combattente che abbia mai lottato. Purtroppo ha un ego gigantesco, vabbè, è un reale, un elementalista. Lui, Clawspur, è uno molto tranquillo ed è un ladro. Dinky era piccolo, era il più piccolo della cucciolata e quindi è dovuto diventare il più cattivo di tutti. E Riva, che è una donna ed è un ingegnere. Sì, scelgo lei perché voglio avere il compagno donna. Poi mi dicono che gli altri soldati mi vedono, mi hanno... Sì, mi vedono come un soldato leale, un potente sciamano, un gladio senza onore. Ok, no, ho sbagliato la traduzione comunque. Decide me, boh, che mi è cresciuto, probabilmente, no. Vabbè, comunque scegliamo il soldato leale. E come... vabbè, chiamiamolo Gamers Critico. E vediamoci un po' il filmato introduttivo e come viene il nostro personaggio in game. I am a char. Yeah. In this world of constant battle, I am the deadliest weapon of all. Sì, mi piace. I respect no authority but the clenched fist of my legion. Addirittura. With engines of destruction, we have killed our gods. Sì. Praticamente i char hanno rinunciato alle loro divinità. We reclaimed our homeland of Ascalon, and we planted victory banners on the graves of our enemies. Yet, if we waver, it could slip through our claws. Victory at any cost. Mi piace questa filosofia dei char. The Blood Legion is my mother. The Blood Legion is my father. Ed ecco qui. Il filmato viene influenzato dalla mia scelta. We char are born into battle. We live on the fields of war. And I will die fighting. Sì. I'm a soldier, a ground pounder. Frontline infantry, I face the enemy head on. I've earned the respect of my comrades and forged alliances I can call on in time of need. In the Blood Legion, we're taught the meaning of the word duty. We are relentless. Today, the soldiers of the Black Citadel assault the che ghosts credono nel dovere e nell'onore. Uomini, felini. Let the Ash Legion strike from the shadows. Let the Iron Legion build its machines of war. I will not stop fighting until the only thing left standing on the field of battle is me.
This is my story. Bello, bello. Sempre belle queste intro. E questa mi è piaciuta particolarmente perché c'è tutto questo onore, voglia di combattere. Bello, bello. Fury of the Dead. Ok. Aspettiamo che carichi e vedremo il nostro personaggio in gioco. Eccolo qua. E già qualcuno mi ha invitato ad entrare in una gilda. Così, tanto per. Eccoci qua. Allora, questa è la città dei Char. Affascinante. Costruita con ferro e violenza. Questa è la mia spada. Ok. Bello, bello, sì. Sono molto soddisfatto di questo personaggio. È venuto proprio come mi aspetto un char. Brutto e cattivo. Vediamo come danza. Oh yeah. Bene, ho fatto perdere tutto. Oh no, fa l'H. Fa una specie di H. Bellissimo. Geniale. Un colpo di genio pazzesco da parte di quelli di ArenaNet. Perfetto. Questo è il nostro char. Stupendo il modo in cui corre, oltretutto. Ha quattro zampe. E ci vediamo per un altro filmato sulla razza dei Norn. Creeremo un personaggio Norn. Cari amici di Gamers Critic e amiche di Gamers Critic, alla prossima!